Parola di Davide, racconti quotidiani. Un affettuoso benvenuto dal vostro Davide Centineo in studio per la vicenda Telecom Vivendi in attesa dell'assemblea del 4 maggio per questa quarta puntata di Parola di Davide. Ogni giorno leggiamo le reazioni dei quotidiani italiani e i francesi come stanno reagendo. Per farvi conoscere un loro punto di vista, ho il piacere di avere accanto la prima ospite in studio, una collega e giornalista economica che ha lavorato per Le Figaro, Management, Capital, Express, Agence France Presse e Reuters e che sta per pubblicare un nuovo pezzo su Telecom Vivendi. Direttamente da Paris, Constance de Cambier. Il mio interesse è nato dal fatto che abbiamo qua un attivo strategico, diciamo in telecom, che è con un gruppo francese Vivendi che ha 25% del gruppo, comunque che l'azione di maggioranza. E ho visto che c'era tutta questa lotta tra il fondo Elliott, poi l'estate che ha deciso di venire di entrare al Capital con dopo Paul Singer. Sì, con la Casa Depositi e Prestiti che ha comprato 4% delle azioni per appoggiare il fondo Elliott. Questo mi è sembrato stranissimo. In Italia almeno diversi giornali hanno parlato di Affaire Vivendi Telecom. L'uso di questa parola francese mi riporta all'affaire per antonomasia della storia di Francia, l'affaire Dreyfus, un vero scandalo politico di ingiustizia che durò ben 6 anni. In questo momento non ti sembra un po' forse esagerato parlare di un vero e proprio affaire a proposito di Vivendi Telecom? Non dobbiamo parlare di un affaire, non è una cosa politica, secondo me è solo economica. Tipo una lotta come ci sono un sacco sui mercati finanziari tra un fondo che vuole fare un maximum di soldi in poco tempo con l'azionista principale che è francese, ma il fatto è che per l'Stato italiano è stato... loro si sono un po' arrabbiati quando è entrata Vivendi al Capitale, che è entrato con 8% e poi poco a poco ha comprato sempre di più, perché loro considerano che è un attivo strategico, ma la cosa che non capisco è se loro lo considerano così, perché non hanno una partecipazione anche piccola in questa impresa. E secondo me è per questo che tra la Casa Depositi e prestiti sono finalmente entrati. Ma non possiamo parlare di un caso tra Italia e Francia. Secondo me sono tutti concernati sul potere che può prendere un fondo come Elliott Management. Li ricordiamo in Argentina che hanno fatto. Su come un fondo così con una partecipazione di solo 9% forse sarà capace di fare cambiare la direzione o la governance del gruppo. E con l'imminente assemblea Telecom che deciderà sul nuovo CDA, cosa c'è in ballo per Vincent Bolloré di Vivendi e Paul Singer dell'Elliott Fund? Vivendi aveva sui 15 membri del consiglio d'amministrazione 10 membri. Quando Elliott è arrivato ha chiesto di cambiare 6 di questi amministratori e nominare 6 nuovi che lui aveva scelto. E a questo punto tutti i membri del board hanno deciso di dismettersi. Di dimettersi. Quindi si sono... Comunque, ora, dal 24 aprile, Telecom Italia non ha più consiglio d'amministrazione. Ora, il 4 maggio, ci saranno 2 liste, una da Vivendi, una di Elliott, e gli azionisti dovranno votare per la lista che preferiscono. E proprio in attesa del 4 maggio l'Elliott Fund ha recentemente mandato una lettera agli azionisti in cui si fa riferimento alle nuove vicende giudiziarie di Vincent Bolloré per i suoi affari africani. Loro parlano di un fallimento di governance tra
dicono che sono preoccupati della incriminizzazione di Vincent Bolloré, che è accusa di corruzione in Africa. Comunque loro approfittano di questo per mostrare che non è un uomo onesto. Non è affidabile. Non è affidabile, ma su questo punto è difficile dire che loro non hanno ragione, perché secondo me è un caso grave in Africa. Tra Havas, che è la società di Bolloré, ha aiutato alcuni presidenti africani a essere elettati, diciamo. Eletti? Eletti, ovviamente contro concessioni marittime e tutto questo dopo. Tra la sua azienda Havas, lui aiutava quasi di maniera quasi gratis, a un prezzo bassissimo, a fare tutta la comunicazione, ma soprattutto la comunicazione politica per vincere le elezioni. Comunque è... Sappiamo che tra i media tutto questo c'è un potere enorme. Comunque l'accordo tra loro era: ok, ti faccio un prezzo ridicolo per prendere cura di tutta la tua campagna. Ah, quindi diciamo la controfferta. E la controfferta è di darmi una concessione su questo porto, di darmi svantaggi nel tuo paese. Ah, quindi pensava in grande. Sì. Forse Elliott che ha trovato tutto questo, ma secondo me sarebbe dare a questo fondo troppa importanza, troppo potere. Secondo fonti stampa, Elliott avrebbe il sostegno di 24% del capital, che mi sembra già molto, ma anche con 24% non è abbastanza per vincere. Ma forse questa storia in Africa farà cambiare altri... azionisti. Elliott vuole separare la rete fissa di TIM e metterla in un'azienda completamente indipendente e poi introdurla in borsa. Non so se è giusto. Farla entrare in borsa. Farla entrare in borsa. Mentre Vivendi ha accettato l'idea di fare questa separazione, ma vuole che TIM conserva tutto il controllo su questa nuova azienda che si chiamerà Netco. Mi hanno detto che hanno bisogno di un anno e mezzo più o meno per finalizzare tutto il piano. E l'Stato italiano appoggia questo, e questo non ho capito bene, perché loro appoggiano questa misura perché secondo loro è un active strategico. Sì. Come si dice? Sì, una posizione strategica. Posizione strategica, sì. Ma se Elliott vince, questa posizione strategica sarà portata in borsa. Sì. Comunque, secondo me è assurdo. L'incertezza è solo basata sull'affare Africa o anche su altre forze nascoste di Paul Singer e Elliott Fund? Questo è tutto il punto da capire. Secondo me... Cosa sta succedendo dietro le quinte? Cosa stanno preparando? Esattamente, ma siamo sicuri che questo scandalo in Africa avrà delle conseguenze negative per loro, per Vivendi. Ma comunque, anche con questa storia, oggi come oggi, mi sembra un po' difficile capire come Elliott potrà vincere. Ma forse non conosco tutte, come tu hai detto, tutte le risorse di loro. Tutte le, diciamo, le storie, sì. Cosa fanno nelle retrovie. Perché secondo me hanno una grande esperienza di questo tipo di lotta. Comunque penso che se loro sono arrivati qua e che loro hanno una strategia, sì, sicura. Perché sicuramente calcolano sempre 10 passi avanti. Ovviamente. Perché comunque loro i soldi alla fine li fanno così, non è che li fanno con la beneficenza, sì. Cioè scelgono una vittima. Sì, e soprattutto hanno un discorso che può sedurre gli azionisti, perché loro vogliono dare... dividendi l'anno prossimo agli azionisti. E il plan di Telecom Italia era forse 2019, se è possibile. Quindi molti punti interrogativi per il piano Telecom, mentre, sì, diciamo, Elliott vuole fargli vedere un po' di denaro subito. Sì, loro vogliono soldi, punto. Elliott avrebbe già sostegno di 24% del capital, questo mi sembra forte.
Poi ero un po' sorpresa che l'Stato italiano si è arrabbiata quando è arrivato Vivendi, ma senza avere loro stesso una partecipazione è un po' difficile da fuori dire, nel senso che loro hanno scelto la privatizzazione. Comunque poi devi Sì. accettare le regole. Costanze Cambiè, grazie dell'intervento. Per parola di Davide sei stata la prima ospite in studio. Invece per te questa è stata la prima intervista non solo in radio ma anche in italiano. Dunque, complimenti per la tua chiarezza. E in attesa dell'assemblea Telecom del 4 maggio, hashtag bollore in pentola. Ringrazio tutti all'ascolto per l'ottima compagnia. A risentirci alla prossima puntata. Vi do la mia parola. Un caro saluto da Davide Centineo. Take my place in the single file.